Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale, il canale di The Batman, il Cavaliere Oscuro di Twitch e YouTube, pronti qui per questo nuovo gameplay di Star Wars Jedi Survivor. Continuiamo la missione, dobbiamo ancora raggiungere il rifugio. L'impero si avvicina al passo del pellegrino. Cal e Merrin devono trovare fratello Armias e recuperare i codici di contatto del cammino segreto prima che sia troppo tardi, prima che l'impero ci metta le mani. Quindi continuiamo, prepariamoci con la spada. Segnalano che insieme al Jedi c'è anche una strega. Hai detto una strega? Oltre a un Jedi dobbiamo vedercela con una strega che usa la forza. Proprio così. Ho sentito che ha fatto fuori un'intera squadra nelle rovine. Nemico in avvicinamento! Attacco incalcolato. L'impero è già riuscito a entrare nel tempio? No, ma gli imperiali parlavano di una nuova macchina scavatrice. Muoviamoci. Da che parte devo andare? Aspetta un attimo. Merrin! Un momento. Continui a stupirmi. E ancora non hai visto i miei veri poteri, Cal Kestis. Vieni qui, Cal. Cosa sono quelle cose? Non ne sono certo, ma sembrano sensibili alla forza. E quindi cosa stai aspettando? Sentito? Le rovine stanno cantando. Viene da quella camera. Allora trova il modo di entrarci. Ora o mai più. Che cazzo è sta roba? Camera Jedi. Forza è potente in questo posto. No! Fatta corta. Prima di Dio. Meglio. Ok.
Bentornato. Ehi. Il campo di lavoro imperiale su Masa. La base è mezza vuota. Possiamo attaccare prima che arrivino rinforzi. Sembra promettente, ma Marin e Grisa non sono ancora tornati alla nave. Appena saranno qui, io andrò avanti. Loro riposeranno sulla Mantis. Sai che non accetteranno di riposare se sei in pericolo. Non ti tiri mai indietro. Ed è ciò che ispira tutti noi. Ma devi ricordare che ovunque andrai, ti seguirà. So di aver esagerato ultimamente, ma dopo l'incidente ciò di Grisa... Ciò che è accaduto a Grisa non è colpa tua. Ma da quel momento sei avventato. Ho paura che qualcosa di brutto capiti a uno di voi. È saggio riconoscere la propria paura, ma non lasciare che determini il tuo cammino. Concentrati sul momento. Scegli una direzione e agisci con sicurezza. E sappi che, nonostante tutto, te la caverai. Cal, confida in te. Confida nella forza. Esatto. Non ci arrenderemo proprio ora. Concentrati sul presente. Salta e premi tondo. Andiamo! Dobbiamo affrontare la tempesta! Reggiti forte, BD! Lei sa sempre dove guidarmi, anche quando mi sento smarrito. Che è successo? Guarda tu stessa! Niente male. Forse adesso riuscirei a starmi dietro. Scopriamolo. Che fanno gli imperiali? Sono all'ingresso del tempio, in attesa di qualcosa. Allora abbiamo ancora tempo. Sei ancora dentro. Dividiamoci. Io distraggo quella mostruosità. Fa attenzione. Ci vediamo dentro. No! L'ho fatta corta! Voilà.
sbagliato. Perché? Perché? Da che parte devo andare? Qualcosa non mi quadra qui. Non è che devo tornare giù. No, ma qui mi manda su. Qui mi manda su. Perché mi manda su? Buona veloce, tutte le volte c'è sempre sti problemi. I venti soffiano a nostro favore. L'unità bella è atterrata. È iniziato. Tu lì! Sì, centrato! Oh mio, che ci devo arrivare di là. Poi ci devo arrivare da qui, mi tocca. Qui per tornare su, va bene, però di qua dove si va? Si va di qua. Aspetta, però lì dove vado? No, di qua no. Quindi? Quindi come cazzo faccio? Qui c'è qualcosa che mi torna. Lì non cazzo faccio. C'è le piattaforme intorno. Servirà tempo per azionare quella trivella. Spero che Merrin possa rallentarli. Cazzo, bisogna arrivare lì. Proviamo a arrivarci. Sapevo, cazzo, bastardi. Come va, BD? Ti diverti là dietro? E che cazzo, però? Me lo fate difficile, eh? Adesso qua è lì. Cazzarola però. Ci avranno messo a pilotare la nuova trivella. Quella cosa è un pilota. Sì, è lì dove mi aggrappo. Come cazzo fai lì? Arrivare lassù. No, lì si cade da lì, lì cadi. Oh cazzo. No. E qui? Come si fa? Da che parte vado qui? Sotto non si può andare qui. E come cazzo fai qui?
Ce l'avevo fatta, ma siete dei bastardi. Incredibile, ma non impedirà all'impero di ridurlo in macerie. Sì, quindi cazzo... Ah, sopra? Niente male. Sbrighiamoci. Fratello Armias non può nascondersi per sempre. Sai cosa fare? Un rifugio per coloro che lo cercano. Sembra troppo bello per essere vero. Il rifugio del pellegrino mi pare molto indicato per le nostre esigenze. La vicinanza all'archivio è l'ideale. E con il tuo intervento, questo tempio tornerà a essere un luogo sicuro per chiunque ne abbia necessità. Reggerà a lungo. Il rifugio del pellegrino ha dei nuovi custodi. Quel droide sentinella può darci problemi. Cosa stiamo cercando qui, succeda? Non lo so, non mi interessa. Ma cos'è che
balle. Interessante. Qui è chiuso. Non ci si può andare qua. È chiuso. Peccato. Allora, vediamo se posso ammazzare quel droide del cavolo. Anche le guardie libero, eh? L'impero non ha idea di cosa abbia sotto il proprio naso, ma prima o poi troveranno il rifugio. Dobbiamo muoverci. Lì c'è la porta. Quando vado? Devo andare qua, sì, mi sa che devo andare qua. Aspetta, aspetta, ricerco, scamminami. Ancora nessuna traccia del rifugio del cammino.
la rete di corsi d'acqua proprio al di sotto del tempio. Perfetto. Così la nostra operazione sarà invisibile agli scanner imperiali. Quanti devo andare, non ho capito. Pensare che siamo nel posto giusto. Che ne pensi? Chissà da quanto tempo ero qui. Ma come apro la porta?
questa l'ho capito. Lo faccio. Ho capito, ma ci sarà un modo per aprirla. Cazzarola. Sì, ci sia un modo. Come dovrei fare? Ma come faccio? Aspetta, no, non ho capito come devo fare. Qui c'è qualcosa che non mi torna. Che non mi torna mai a me sti cose? Come mai? Ma non è accesa qui. Come faccio ad andare avanti? Le ho spiegati? C'è la porta, ma ho capito, ma come faccio se non mi s'apre? Non mi s'apre. Cazzo devo fare? Questa è bella. Oh no, c'è niente. Qui c'è sto cazzo. Non mi serve a niente. Non ho capito che devo fare. Dobbiamo crearci una via d'uscita da qui. Sì, ho capito, ma come faccio? Che palle, però. Sì, ho capito, ma come faccio? Ho capito che devo aprire qui, ma come faccio ad aprirlo? Questo non l'ho capito. E le due. Ah, aspetta. Forse ho capito. Tira indietro qua. Tira indietro lì. Tira le due. E tiri questo. Vediamo se ho capito. No, non è proprio così, però insomma. Se tiro via qui. E adesso devo tirare quest'altro. Tira qua. Forse ho capito. Lo devo bloccare. Cazzo, non è mica semplice. Forse ho capito io. Sì. Ha bloccato lì preciso la porta. Come cazzo fai? Cazzo poi, merda. Ma è difficile cazzo così. Ho capito come fare, ma come cazzo fai? Cioè devi tirare quello lì. Esatto, vedi? Il casino è quello. Ah, aspetta, qui.
muovi il blocco, poi manda qua. Oh, forse ho capito. Ora prendi questo blocco, no. A blocco, quello è il mio problema, che non arrivo a blocco. E vedi, non arrivo a blocco, quello è così. Cazzo, è difficile però così, cazzo. R2. Bene, ci siamo quasi. Perfetto. Hanno cercato di evacuare in fretta. Fate presto, di qua! Presto! Tu verrai con noi? Devo restare qui ancora un po'. Andate, non c'è tempo. Chiuderò il passaggio dietro di voi. Che la forza sia con tutti voi. Sir Genda. La maestra Genda. Usi la forza, sei Calchestis. Dobbiamo andare. L'impero è vicino. Sì. Ecco perché la maestra Genda deve avere questi. Questi codici non possono finire nelle mani dell'impero. No!
per rientrare. Apprendiamoci. Percorso, ma è molto pattugliato. Ce la caveremo. Attenzione, guai in vista. Non saresti dovuto venire qui. Una battaglia nei vecchi tempi. Colpito. Grazie ancora per il portafortuna. Serviva più a te che a me. Anche tu, Spettro. Senza sapere cosa avrebbe trovato. Meglio, non devono scoprire che qui c'era il cammino. Grazie, amico. Prepariamoci a combattere. Ma dove sei infuocato? Le vostre anime sono perdute. Ci prenderemo, primo posto. E afferra! Avrò le ricompense tutte. Hai eliminato tutti i nostri ascoltatori a distanza. Scatta il bacio. Attenzione. Colpo di scena. Era di buon augurio? No. Era per me. Devi saltare, Cal! Ora! Salta! Non ci credo! Oh.
Wolverine. È fatta, Cal. Non ringraziarmi ancora. Non possiamo continuare così. Ho un'idea, ma ho bisogno di copertura. Uscita. È un rituale che ho imparato al mio ritorno su Datomir. Impegnativo. Stai bene? Sto bene. Avanti. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo, cazzo. Cal e Merlin Combat Fight. Possiamo andare? Sì. Sbrighiamoci! Così va bene. Aspetta, un attimo la mano. Sì, devo tornare là. Stiamo calmi. Sì, di là. Arriva di là. Stammi bene, d'accordo? Vuoi trovarmi
nell'archivio. La maestra Agenda ci aveva detto del tuo arrivo. È un onore incontrare una persona meritevole del suo rispetto. Posso accompagnarti? Sei la prima strega che conosco e ho molte domande. Oh, ho perso quella via. Fermiamoci. Sir, non abbiamo salvato Armias, ma ha dato la vita per questi. Mi dispiace. So che hai fatto il massimo, Cal. E gli imperiali? Li abbiamo seminati. Ehi, rottamatore. Sei tornato tutto intero. Maestro Cordova, hai scoperto come attraversare l'abisso? No, ma forse l'hai fatto tu, Cal. Io e Bod abbiamo trovato informazioni interessanti negli archivi. Facciamogliele vedere. Secoli fa, la Repubblica fondò la colonia su Kobo per studiare un'anomalia stellare nota come l'Abisso. Santari Cree guidava i ricercatori. C'è Zeta lì con loro. I primi tentativi di attraversare l'Abisso furono disastrosi. La Repubblica era in procinto di abbandonare il progetto. Indovina un po' chi si offre per andarci dentro da solo, scoprendo un pianeta dall'altra parte. Dagan. Usando i dati di questo viaggio, Cree inventò la bussola che permetteva di arrivare a Thanalor indenni. La Repubblica creò un insediamento. I Jedi costruirono un tempio. Come dicevi tu, Cal. Purtroppo quel florido periodo fu interrotto dall'invasione dei saccheggiatori dell'Orlo Esterno. Li ho visti anch'io, ma... come attraversarono l'abisso? Forse avevano rubato una bussola. Tranquilli, noi staremo più attenti. Sopraffatta, la Repubblica abbandonò Thanalor. E il Consiglio dei Jedi ordinò a Cree di distruggere le bussole. La Ganghera si rifiutò di farlo e si ribellò all'ordine. Quello è un Gendai. Non si alleano spesso con altre specie. Pare che Ravis collabori con Dagan da più tempo di quanto pensassimo. Così l'ordine inviò dei Jedi a prendere le bussole. E Dagan li ammazzò tutti quanti. Jedi che uccidono altri Jedi. Ma Santari disse che Dagan era la chiave per Thanalor. Forse lo è, giovane Jedi. Purtroppo non sono riuscito a riparare le bussole che mi hai portato. Tuttavia, stando ai registri, tre di esse non furono mai ritrovate. Quindi ce n'è un'altra in giro. Esatto. E Dagan ha ordinato ai suoi di cercarle.
Ti chiederei di restare ad aiutarci, ma conosco quello sguardo. Quale sguardo? Speranza. Quel pianeta è un porto sicuro per chiunque si opponga all'impero. Quindi verrai con noi? Sai, Grizz può fare spazio sulla Mantis per tutti voi. No. Qui c'è bisogno di me. Lo devo al cammino segreto. Cordova? Mi dispiace, amico mio. Ma ora il mio posto è su Jeddah con Syr. Ti preparerò un'unità dati che potrai usare ovunque per accedere alle nostre informazioni. Fammi indovinare. Resterai anche tu. Nei primi tempi pensavo che ci legasse qualcosa di unico. Superstiti. Uniti contro l'impero che ci ha strappato i nostri cari. Sì. Mi hai fatto capire che non ero solo. Anche tu. Ma la galassia è piena di persone che hanno sofferto quanto noi. Sì, era ragione. Forse hai trovato un posto sicuro per loro. Forse. Se ci arriveremo. Mi unirò a te. E vai. Anche perché è da troppo tempo che non faccio rizzare tutti i peli a Grizz. Ci rivediamo sulla Mantis, sorella della notte. Si parte. Porta codici di contatto a Syr. Ok, fatto. Cerca la bussola su Kobo. Tornare su Kobo, quindi. Ok, allora. Ehi. Eccoti qua. La Mantis è in perfetta forma e pronta a partire. Allora, dove si va? Torniamo su Kobo. Ci serve una bussola speciale per attraversare l'abisso. Una bussola? Oh, certo, come dici tu, ragazzo. Oh, e verrà anche Merrin. Che? Merrin verrà con noi? Già. Potevi avvisarmi prima, no? Avrei dato una ripulita. Che figure mi fai fare? Perfetto, quindi verso Kobo. Ora che Merrin è con noi, possiamo tornare su Corus. Allora, la missione è... Allora, aspetta, noi siamo... Qui si è a Corus. Ma noi dobbiamo tornare su Kobo. Su Kobo, qua. Si va su Kobo! La Mantis è cambiata. Già, Cal e Bod non sono proprio campioni di igiene. Ho pulito stamattina. Forse no. Colpa mia. Harry, non sapevo che venissi anche tu. Prenderò delle bistecche di scasso. Perché sei tornata comunque? Io e Syr pensiamo che Tanalor possa offrire rifugio a chi scappa dall'impero. Scappa dall'impero. Noi faremo il pienone. Metti la cintura, Cal! Stiamo atterrando! Benvenuta a Sokobo! Cal! Per fortuna sei tornato! Ti sei perso l'azione, è stato orribile! Cos'è successo? I predoni sono tornati. Gli è piaciuto il droide che hai trovato. Zeta! L'hanno presa, Cal! L'hanno trascinata fuori! Zeta è stata rapita! Meglio che il mio saloon sia a posto, Targol! Secondo me tu sei la causa di tutto! Sono innocente, signor Grizz! Lo giuro! Li ha mandati Dagan. Sta cercando Tanalor. Zeta deve essere più di quel che pensavamo. Ci sarà qualcosa nei suoi banchi di memoria. Dobbiamo salvarla. Quando otterrà ciò che cerca, la rottamerà. Non sarà affatto facile. La base dei predoni è nella palude. Hanno svuotato una vecchia lucre Hulk delle guerre dei cloni. Aia. L'abbiamo vista. Hanno una gran potenza di fuoco. Anche noi. Ha ragione. È il momento di agire.
Ora sì che si ragiona. Hanno ciò che cercavano e ora sono tornate al sicuro compiaciuti. Non se lo aspettano. È probabile, ma se hai torto, verranno a cercare vendetta. Non preoccuparti, baderò io a Grise e agli altri. Sicura? Voi potete cavarvela, ma non farlo nuotare senza supervisione. Cercami se serve. Beh, lascia. Sono Mosi. Merrin. Bene, esploro l'area. Ci vediamo lì. Quindi abbiamo Salva Z dalla Luca. I nuovi personaggi di conversazione sono disponibili presso il saloon. Va bene. Quindi noi bisogna dove devo andare però io? Ah, ok, devo andare qua su in cima, cazzarola. Quindi io vedi da qui potrei anche andare qua su. Però ci devo arrivare. Posso viaggiare sull'altura o di qua? Magari di qua. Aspetta, però perché qua? Ti devo andare là, infatti. Ok, devo andare là. Ho capito che devo andare là, ma come ci arrivo là? Non è così facile. Sai che ho sbagliato punto d'attracco. Dovevo arrivare di là, infatti, ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato alla grande, sì. La zona è qua.
Bene, eccolo. Ti vedo, arrivo. Ce l'hai fatta? Ti hanno visto? Eh? Non esiste. Che cosa abbiamo? Qualche traccia del droide? Una specie di gru di servizio. Potremmo entrare da lì. È la nostra opzione migliore. Per arrivare alla Lucreol bisogna attraversare la palude. Parla per te. Vuoi un passaggio, BD? Quando sei pronto, va al ponteggio. Ti copro io. Ricevuto. Così non si sporca gli stivali, eh? Ora dobbiamo solo soccorrere Zeta. Infatti, la via di qua, dobbiamo arrivare all'arco del ponteggio e poi arrivare alla nave. Salva Zeta dalla Lucreul. Zeta è stata rapita. Cal e Bod decidono di lanciarsi una missione di salvataggio che li porterà nel cuore della base dei predoni del caos. Però ovviamente noi ragazzi ci fermiamo qui per questo nuovo gameplay di Star Wars Jedi Survivor. Come sempre ragazzi, mi raccomando, lasciate il follow al nostro canale Twitch e seguiteci.